Hi, this is Barbara. I'm an Italian teacher and I live in Italy. You're listening to the podcast through which I tell my students and all the Italian lovers about my Italian life in Italian, of course. Each episode has a short introduction in English made by me just to give you the context. And in the end, I'll provide you with all the links you need. For example, the ones to read the transcription and the vocabulary. I'm sorry if the English part won't be perfect. I promise I'm attending English lessons myself, but I know there's so much work to do to improve my skills. What I used to say to my students is that learning a language is a matter of time, motivation, but mostly courage. And I know you're brave. So let's go for it. Sfioro this week we talk about an Italian event related to music. This year it will take place from March Monday the second to Saturday the sixth. Since 1951, many Italian singers compete on one of the most famous stages in Italy, the Ariston Theater in Sanremo, a charming city by the sea of Liguria. Il Festival di Sanremo Un evento molto discusso Come tutti gli anni in Italia c'è un evento che è sempre molto discusso, che piaccia o no. Questo evento nel 2021 inizia martedì 2 e finisce sabato 6 marzo. Non riguarda la religione o non riguarda il cinema, o l'ambiente, o il cibo, o una categoria sociale, riguarda la musica. Prima di spiegarti di cosa si tratta, vorrei fare con te un breve viaggio nel tempo. Anche questa volta ti suggerisco di indossare un paio di cuffiette, auricolari, e di metterti comodo o comoda, perché ne sentirai delle belle. Una storia di canzoni e non solo. Siamo nel 1951 e ci troviamo in una città della Liguria affacciata sul mare. Questa città è chiamata anche la città dei fiori e piace molto ai turisti che amano passeggiare lungo l'elegante lungomare, attorniati dai magnifici fiori della riviera e dai casinò. È da poco finita la guerra e in Italia si respira un clima di rinascita. Una sera, nel salone delle feste del casinò municipale della città dei fiori, viene organizzata una gara di canzoni italiane. Due anni dopo, nel 1953, l'evento diventa a pagamento e i giornali incominciano a parlarne. Passano altri due anni e la RAI, la televisione statale italiana, fa un collegamento televisivo con questo evento in seconda serata, cioè tardi alla sera. Voliamo ora al 1958, quando Domenico Modugno, forse molti di voi lo conoscono come Mister Volare, partecipa alla gara con una delle canzoni italiane più famose al mondo, nel blu dipinto di blu. In Italia sono anni felici di grande crescita economica e ottimismo generale che porta anche gli italiani a ad accogliere un nuovo ritmo nelle loro feste, il rock and roll. Ed ecco che sul palco compare Adriano Celentano, un famosissimo cantante italiano noto anche come il molleggiato per le sue movenze simili a quelle di una molla. Prova a guardare il video di 24.000 baci per capire di cosa sto parlando. Insieme a Celentano. Non posso che citarti la grande Mina, che con la sua voce e il suo fascino ha tenuto incollati alla televisione gli spettatori italiani per tutti gli anni Sessanta. Quando Mina cantava le sue mille bolle blu era il 1961 e la gara musicale di cui stiamo parlando era ormai nota in tutta Italia come il Festival di Sanremo. Alla fine degli anni Sessanta, un ragazzo di 29 anni sale sul palco di Sanremo e canta queste parole: Guardare ogni giorno, se piove o c'è il sole, per saper se domani. Si vive o si muore e un bel giorno dire basta e andare via. La canzone si chiama Ciao amore, ciao. È bella e arriva quasi in finale, ma alla fine non ci riesce e viene eliminata dalla gara. Quella stessa notte, dopo l'esibizione, Luigi Tenco si suicida in una camera d'albergo di Sanremo. Questo evento tragico non interrompe l'appuntamento con il Festival di Sanremo, che negli anni diventa sempre più celebre e sempre più discusso. Vi partecipano grandi ospiti nazionali e internazionali, con esibizioni che tengono tutti incollati alla TV ogni sera. Dal 1977, la sede del Festival di Sanremo diventa il teatro Ariston, sul cui palco festeggiano la vittoria canzoni che ora sono famosissime, come Si può dare di più? di Umberto Tozzi, Gianni Morandi ed Enrico Ruggeri, del 1987, Perdere l'amore di Massimo Ranieri, del 1988. Vorrei incontrarti tra cent'anni di Rone Tosca del 1996. Ma forse le canzoni italiane che sono diventate ancora più famose di quelle che hanno vinto il Festival di Sanremo sono quelle che non l'hanno vinto. Per esempio, nel 1983 c'erano 36 canzoni in gara, di cui 26 arrivarono in finale. La canzone Vita Spericolata di Vasco Rossi arrivò penultima e oggi non c'è italiano che non l'abbia canticchiata almeno una volta nella vita. Il Festival di Sanremo oggi Ma che cosa rappresenta il Festival di Sanremo per gli italiani di oggi? Beh, è difficile da dire. I più anziani ripetono che non esistono più le canzoni di una volta e i più giovani non sembrano interessati a passare le loro serate davanti alla TV a guardare il Festival di Sanremo. Tuttavia, tutti ne parlano. In questo periodo de de dell'anno, tutti gli anni i giornali, le radio e la televisione parlano di Sanremo e ora anche i social media. Quando lavoravo in televisione Ricordo che in questi giorni tutte le logiche di mercato erano stravolte, tutto si bloccava perché i dati di ascolto salivano alle stelle in modo eccezionale. Infine vorrei farti ascoltare tre canzoni che hanno vinto Sanremo negli ultimi anni e che personalmente mi piacciono molto. Ti auguro un buon ascolto e ti do appuntamento alla prossima settimana, quando il Festival di Sanremo sarà ormai finito. Ascolta L'essenziale di Marco Mengoni, Controvento di Arisa e Occidentali Scarma di Francesco Gabbani. Hey, how was it? Too easy? Too difficult? Please give me a feedback if you want, writing to info at onlineitalianclasses.com. If you want to read this episode transcription, visit the website onlineitalianclasses.com and look for the word blog in the menu. If you'd like to receive the latest episode as soon as I'll publish it, you can subscribe to the newsletter. Go to onlineitalianclasses.com and look for newsletter in the menu eventually if you fail to support my project you can buy me a coffee go to onlineitalianclasses.com slash donation thank you so much